Grande vittoria della Lega. Lo avevamo detto fin dall'inizio che la Lega non si sarebbe piegata ai tentativi fuori da ogni logica della giunta regionale di mettere mano alla legge sulle case popolari. Quando la giunta, guidata da Eugenio Giani, ha avanzato la proposta di eliminare il requisito di avere almeno 5 anni di residenza in Toscana per accedere ai bandi, abbiamo promesso battaglia in consiglio regionale. E così è stato. È una battaglia di buon senso e lo dico con chiarezza anche per la mia esperienza da sindaco. È vergognoso dare la possibilità a chi risiede in Toscana da un solo giorno di accedere alle graduatorie, magari scavalcando chi nella nostra regione vive e lavora da anni e sta aspettando da tempo un alloggio. Togliere il requisito dei 5 anni significa creare degli alloggi ghetto, non solo penalizzando i cittadini italiani, ma anche impedendo di fatto una vera integrazione. Per fortuna, grazie ai nostri consiglieri regionali, la legge è stata bloccata e rimandata a settembre. Una valanga di emendamenti, ben 2.500, ha travolto Gianni e la sua compagine. Forse il pensiero delle ferie estive ha spinto la maggioranza a posticipare la discussione. Una dimostrazione in più che questa proposta di modifica al regolamento non era dettata da nessuna urgenza, ma solo da motivazioni ideologiche. Adesso auspichiamo un ripensamento della sinistra e del PD dopo questo sonoro stop in consiglio regionale. Ancora una volta, grazie al buon senso della Lega da sola, abbiamo bloccato le follie sinistre di Gianni e della sua giunta. Ci rivediamo a settembre e daremo battaglia.